Bene, buongiorno a tutti. Allora, credo sia partito anche lo streaming, chiedo conferma sì. Quindi benvenuti, siete come sempre numerosi. Faccio un veloce giro di presentazione del tavolo e poi inviterò i singoli relatori a raccontare un po' il loro punto di vista, che è molto diversificato. Abbiamo Giovanni Boccia Artieri, professore di sociologia dell'Università di Urbino, che quindi sul tema delle fake news, e poi il virgolettato poi lo scopriremo durante il dibattito, e del loro danno reale o potenziale esistente o inesistente, diciamo, ci porterà il punto di vista accademico, universitario in qualche modo. Daniele Chieffi, Head of Social Media di Eni, e quindi, grazie, questo funziona anche, Head of Social Media di Eni, che ci porterà evidentemente le considerazioni che vengono dal mondo di un'azienda e l'impatto che le aziende subiscono dalle informazioni più o meno corrette che circolano in rete. David Puente, una voce della rete, blogger e debunker, quindi un'esperienza sul campo di bufale, un campo di bufale, diciamo. Esatto, sai, lui vive nel campo di bufale. E Antonio Sola di CNR, che ci racconterà invece il punto di vista del ricercatore. Io lascerei iniziare Daniele, che so che ha un po' di considerazioni di inquadratura del panel, e poi proseguirei con Antonio invece su dei dati di scenario, e poi magari facciamo invece dei giri di domande o di stimolo. Daniele. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere qui, siete un po' compressi, mi fa piacere ovviamente, mi dispiace perché sarete come un po', soffriremo un po' il caldo. Due parole iniziali giusto per inquadrare dal mio punto di vista di che cosa andiamo a parlare oggi e in quest'ora e mezza. Prima parlavamo con i colleghi e con gli amici al panel, e molti dicevano che le fake news non esistono, non ci sono, è una categoria mentale sbagliata, le fake news sono una fake news, eccetera eccetera. Sarà anche così, ma ci sono dei processi che si innescano che alla fine portano dei danni reali, danni veri che sono misurabili, poi ne vedremo magari anche con Marco in che senso misurabili, per cui abbiamo pensato di cominciare a raccontare che esistono delle fake news, ma i danni, i real damages, i danni sono reali. Perché mi riferisco a questo? Perché la mia esperienza di comunicatore e di responsabile dei social media e delle digital PR di un'azienda non proprio semplicissima, perché io lavoro per Eni, per cui non è esattamente un'azienda semplice, mi sono reso conto di tutta una serie di processi, alcuni, come dire, in qualche modo maliziosi, altri che maliziosi non sono, ma che nascono da dinamiche autogenerate dalla rete, che però hanno degli effetti molto impattanti. Mi spiego, esistono per esempio dei casi, poi magari dopo ne parlerò quando mi riavrò la parola, di narrazioni che nascono e si sviluppano sulla rete in maniera assolutamente, a volte spontanea, a volte spintanea, perché anche questo dobbiamo cominciare a mettere sul tavolo e cominciare anche a strappare un po' di veli, perché c'è un'autogenerazione della narrazione all'interno delle community della rete, e in questo Antonio magari ci spiegherà bene come nascono queste cose. Ma è vero anche che c'è qualcuno che queste dinamiche le conosce fin troppo bene e che le usa per dei motivi che possono essere più o meno legittimi, o comunque con degli interessi che possono essere più o meno legittimi. Alcune aziende, noi tutti, tutte le aziende, possono e sono spesso vittime di questo tipo di cose. Nessuno vuole ovviamente santificare o rendere più simpatiche o più innocenti le aziende o i soggetti che sono in rete, ma rimane il fatto che ci sono dei processi che si innescano e che fanno decisamente male, non tanto alle aziende quanto proprio alla verità dei fatti, innescando tutta una costruzione, una rappresentazione, se volete una narrazione alternativa a quella che è effettivamente poi la verità, che con l'avvento del digitale sta diventando un problema serio, sta diventando un problema anche dal punto di vista reputazionale. E quindi in questa oretta e qualche minuto che passeremo insieme cercheremo di smontare un attimo e di raccontarvi anche dal mio punto di vista come affronto queste situazioni, anche in termini di crisis management, e i colleghi ovviamente cercheranno di approfondire ognuno per loro le parti più tecniche. Marco, vuoi? Sì, grazie. Infatti io partirei proprio da Antonio, che ci racconta una slide che vediamo
alle nostre spalle le dinamiche di diffusione delle notizie online, che credo siano la vera radice del problema, no? Poi in qualche modo, perché poi la velocità, la permanenza, la propagazione delle notizie è quello forse che rende così rilevante il tema fake or real, fake o non fake, il tema delle news che circolano velocemente e sono poco gestibili. Quindi forse è un buon punto di partenza partire proprio da queste dinamiche di propagazione, Antonio. Sì, in effetti quello che cercherò di fare è darvi una topografia del sistema in maniera pure abbastanza settica. Quindi io dal punto di vista scientifico non posso dare giudizi su fake, non fake, ci sono ottime basi teoriche per cui fra l'altro la definizione di fake non ha senso, se non in termini di danni. La cosa più importante è dire: ma io che danni ne ho? Allora, quella, l'operativa va bene. Farne una cosa così un po' astratta è già stato provato nel secolo scorso, insomma, che non ha senso. Comunque, noi partiamo da, appunto, siamo partiti da una percezione del rischio che era molto chiaro per il World Economic Forum più o meno nel 2013, per cui abbiamo iniziato a cercare di capire come si strutturava la disinformazione nei social media. E in particolare un esempio, per esempio, qui ho riportato un esempio, Gedel, ma non so se voi lo conoscete, in cui a un certo punto la Guardia Nazionale del Texas è andata a controllare cosa faceva l'esercito americano, perché era un'esercitazione, ma loro erano convinti che volevano prendere potere in Texas e Obama voleva levargli le armi. Perché questo, perché non i vaccini? Perché per esempio questo è un tipico caso in cui è veramente una fake news, cioè si tratta veramente di qualcosa senza fondamento e che non ha appigli se non veramente particolarmente risibili. Però comunque capite, quindi quando Daniele parla di rischio, beh, in questo caso è andata bene, però innescare dinamiche di questa portata è seriamente preoccupante. L'approccio nostro, noi veniamo da un lato più hard science, scientifico, quindi cerchiamo di avere approcci con social science. In America c'è un po' più di possibilità, sono un po' più quantitativi, però abbiamo ancora un problema di condivisione di linguaggi e metodologie. Il vantaggio che abbiamo avuto rispetto agli approcci classici è la quantità di dati che ci ha permesso di applicare delle analisi di big data statistiche. Io studiavo le molecole di acqua, giusto per capirci, quindi per me tanti dati sono tanti atomi, e in effetti a volte anche le persone sono abbastanza semplici da studiare, e quindi stiamo al lato destro su quelle un po' più, su quelle che sono le scienze un po' più dure. Il problema è connetterle, perché in realtà il problema, il mezzo, quindi i social media amplificano il problema, ma il problema è totalmente umano. Cioè noi dalle nostre analisi quello che possiamo dire, osserviamo una fenomenologia, ma questa fenomenologia, le basi di questa fenomenologia non sono qualcosa di meccanicistico, di determinismo, ma dipende essenzialmente dalla struttura in cui l'uomo pensa, percepisce, interagisce con gli altri. Quindi abbiamo un disperato bisogno di fare un bridge fra le varie. Rapidamente vi cercherò di fare un excursus su quello che abbiamo guardato in questi 3 anni. I primi studi li abbiamo fatti su dei set più limitati di dati, cioè sia su Facebook Italia, quindi e su Facebook Stati Uniti, quindi da 1 milione e qualcosa a 50 milioni di utenti. Essenzialmente iniziamo da Facebook Italia, là la prima cosa che abbiamo osservato, e siamo andati però in particolare ad osservare una qualcosa che preoccupava un po' tutti, cioè la diffusione delle bufale e come le persone fruiscono l'informazione di tipo cospirazionista oppure scientifica. Abbiamo sviluppato delle metriche e in effetti in alto a sinistra quel grafico con le corna è qualcosa che non si osserva molto, non ci aspettavamo di osservare. Essenzialmente sull'asse orizzontale abbiamo creato una misura di quanto uno sia cospirazionista o pro-science, e ci siamo accorti, quella è una distribuzione di probabilità, ti dice essenzialmente qual è la probabilità che una persona abbia un certo atteggiamento o uno.
Beh, allora quello che abbiamo osservato è che le persone rispetto a questi due argomenti tendevano ad avere degli atteggiamenti estremamente polarizzati, o sono totalmente per i complotti o sono totalmente per le scienze. In più le persone più erano ingaggiate online, più erano polarizzate, e questo è il grafico in alto a destra, cioè essenzialmente i due blob che vedete sotto, poi sono un tentativo di rappresentazione grafica. Essenzialmente che succede? Che la rete sociale si spezza in due, e si sta da una parte o dall'altra, e i contatti fra le due parti sono pochi. Quindi si creano due comunità totalmente separate. La cosa interessante, riusciamo a capire chi sta in una comunità e chi sta nell'altra? Cioè, hanno le caratteristiche diverse? No. Numero, qualsiasi misura matematica non riesce a far capire se io sono un cospirazionista o uno scienziato. Essenzialmente deve andare sul contenuto. Per esempio, in questo caso in Italia avevamo il vantaggio di avere degli agganci con dei troll, quindi con delle persone che avevano messo delle informazioni false, che noi sappiamo che sono false, ma in questo caso come potevamo distinguere le due comunità? Perché quella cospirazionista tendeva a bersi le notizie false. Però non è un'informazione di tipo astratto, una metrica, no, devo metterci un contenuto, un significato e un giudizio su questo significato. Dopodiché abbiamo ripetuto le stesse cose per gli Stati Uniti, analoga situazione come in Italia, ovviamente solo su più dati, analogo problema. Nessuna. Allora, quelle varie curve che sembrano tutte simili, sono simili perché noi non riusciamo a distinguere i cospirazionisti dagli scienziati. Entrambi fruiscono le informazioni allo stesso modo, sono lo stesso modello di persona umana, semplicemente hanno scelto una narrativa o l'altra. Dopodiché, siamo andati ad analizzare il debunking. Fra l'altro, questo è stato fonte un po' di controversie. In realtà, per esempio, io uso molto il debunking perché con la complessità dell'informazione io spesso cadrei nelle bufole. Quindi nella mia echo chamber, che è quella di scienziato, direi più o meno, comunque io ho bisogno di una fonte esterna che mi faccia una forma di fact-checking e mi rassicuro su quello che è vero o falso. Questo è proprio perché di per sé le cose sono particolarmente complicate. Il problema è l'effetto invece che hanno sui cospirazionisti, sulla camera opposta. Allora, essenzialmente chi non crede, chi crede a una cospirazione non consulta questi siti. Non solo, quindi la frazione, diciamo su 10 milioni di cospirazionisti, 5.000, un po' più di 5.000 interagiscono. Che succede a questi 5.000? Che si infogliano. Si diventano ancora più attivi perché ovviamente hanno una conferma della cospirazione. Cioè, cavolo, se c'è qualcuno che si preoccupa di venire ad acchiapparmi e dirmi guarda, c'è una cospirazione, la cospirazione c'è, quale prova maggiore? Ovviamente questo è un problema enorme perché dice che il mezzo più naturale, bello, elegante, razionale, positivista che avevamo per cercare di intaccare l'altra camera non può essere usato così come viene usato ora. Quindi l'approccio di andare a dire guardate, è una fesseria, non capite niente, siete degli stupidi, purtroppo non funziona. Però diciamo gli psicologi magari. Cioè, Faccio una domanda, ma di farti proseguire. La classificazione tra cospirazionisti, traduciamola così, e razionalisti, scientisti, come vogliamo chiamarla, è identitaria assoluta, cioè No. once cospirazionista, you never go back, o No. è atteggiamento rispetto al fatto che stai analizzando? Ok, sto correndo per cercare di distinguere, però hai ragione. Allora, proprio da un punto di vista metodologico, questa è stata la cosa più complicata. Quindi abbiamo dovuto interagire con dei panel che hanno dovuto selezionare fra le fonti di informazione online quali erano cospirazioniste e quali erano mainstream. Quindi, partendo dal presupposto che tutto questo set di esperti abbia ragionevolmente identificato le fonti mainstream e cospirazioniste, noi, in base alle interazioni con queste fonti, riusciamo a identificare la fruizione dell'informazione e quindi a classificare una persona
nella categoria A o categoria B. Però una volta che sei A, sei A, cioè tu sei un cospirazionista, lo sarai sempre su tutto, o c'è un cospirazionista dentro ognuno di noi, cioè io sono tendenzialmente un razionalista, ma sulle torri gemelle potrei essere cospirazionista, mentre sul latte in polvere della Nestlé razionalista, cioè posso saltare da una categoria all'altra? Poco per quello che osserviamo noi, cioè il problema è sulla grossa statistica, anzi il problema probabilmente in questa tavola noi siamo un sample pessimo, perché tipicamente tendiamo a porci le domande e a interagire fra le due crociame, perché ci sono dei legami, statisticamente sono irrilevanti, poi magari stanno nelle classi che vengo qui a parlare e si stupiscono che gli altri invece siano più polarizzati. Anche a me, io pure, quando ho visto quella figura, abbiamo rifatto 3 volte, dice, non è possibile. Perché? Certo, perché ma... nella mia echo chamber, e io sto in mezzo, non le vedevo queste polarizzazioni estreme. Quindi, però la statistica è quella che purtroppo, certo. Me, insomma, non è che mi è piaciuta molto questa cosa. Poi, ovviamente, dopodiché abbiamo ripetuto lo stesso giochino nei casi, ovviamente Brexit pure è qualcosa di molto polarizzante, abbiamo ritrovato stessa polarizzazione, abbiamo provato a vedere se cambiava qualcosa nei media, quindi abbiamo visto la cosa divertente, YouTube e Facebook, stessa cosa. Ultimamente siamo andati anche su Twitter, quindi un disastro totale su tutti i lati. Ancora, dopodiché, una volta che noi abbiamo queste echo chamber, possiamo andare a vedere cosa le caratterizzano. Quindi, numeri, no. La parte scientifica, hard, matematica, dice sono persone umane. Dopodiché, però, inizio a vedere, per esempio, questa è un'echo chamber, quell'echo chamber americana cospirazionista, e vedete che sono le persone anche normalissime. Perché? Cosa fanno? Si spacchettano grosso modo in 5 gruppi, pure qua, quindi all'interno di echo chamber tendono ad occuparsi più di certi argomenti e sono le ansie tipiche che hanno le persone. Di che mi preoccupo? L'ambiente, la salute, l'economia, la dieta e la geopolitica. In più ho la possibilità di analizzare il linguaggio e la narrativa all'interno di questi sottogruppi dell'echo chamber. Quindi inizio a fare una topografia. Comunque, anche se iniziano a esserci contenuti, siamo ancora a un livello molto neutro, perché io non sto ancora creando niente, non sto interagendo, non sto facendo giudizi, sto misurando frequenze di parole e naturalmente vedo questi gruppi che si formano. Riesco anche a misurare altre cose, tipo questo è la discussione su climate change. Queste sono misure di sentiment, quindi quanto una persona è positiva o negativa in quello che parla, e in particolare abbiamo il rosso e il blu sono 2 echo chamber, quelli pro climate change e quelli anti climate change. Allora vedete che c'è una scala degli argomenti, più le palline sono lontane, più il dibattito è polarizzato, più è forte, più le due comunità tendono a percepire in modo diverso. Allora, vedete che soprattutto c'è education e sottotutto ci sta petroleum, che significa argomento tecnico è totalmente irrilevante. Mentre invece ci si scontra sul fatto se education, quindi il fatto che io abbia studiato all'università, vale qualcosa o meno. Perché io devo dire, visto che quelli che dell'università dicono che climate change esiste, devo dire che l'università è tutto un complotto, non esiste, non ha valore. Posso avere una nota metodologica anche qua per capire, cioè che petrolio abbia la sovrapposizione, cioè che la differenza sia minima, significa che tutti pensano la stessa cosa sul petrolio, cioè identità di pensiero tra complottisti e razionalisti? Cosa che farà felicissimo Daniele. Diciamo che mentre sull'educazione c'è chi pensa che l'educazione se non leva per cambiare la società e dall'altra parte che non serve a niente, diciamo, cioè, una cosa tendono a non pensarci più che altro, cioè non loro, è complicato, un argomento tecnico finché non si crea però le cose vicine vuol dire che c'è poca differenza di opinione. Se qualcuno creasse una narrativa sul petrolio, al momento non c'è una narrativa contrapposta sul petrolio, basta inventarsi che il petrolio serve a fare le scie chimiche e magari. Cioè, no ragazzi no, scusa. Che già ho abbastanza problemi per conto mio appunto, per fortuna. No.
Invece mancano prescindibili. No, 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 vabbè, scusa. Guarda che l'hanno già fatto. Ah, sì? L'hanno già fatto. Oh, per fortuna... Sui carburanti. Per fortuna non è passato. Legati alle scie chimiche, no, c'è chi l'ha fatto. Per fortuna le cose tecniche tendono a non passare, quindi meglio stare. Il problema, allora, fino ad ora noi abbiamo affrontato degli argomenti estremamente polarizzanti, quindi era anche normale vedere questa divisione. Però abbiamo già notato una cosa, quindi nell'ambito di un echo chamber le persone tendono comunque anche a spacchettarsi con ansie diverse. L'ultimo lavoro siamo andati invece a guardare alle fonti mainstream in lingua inglese, e qui siamo arrivati sopra i 350 milioni di utenti. Stessa osservazione, le persone, cioè no, stessa osservazione, scusate, per me stessa, è uguale. Allora, prima osservazione, se queste curve che decrescono stanno a dire che più una persona interagisce con i social, quindi più stai sui social, meno fonte di informazioni tende a seguire. Quindi le persone tendono a confinarsi su pochi topics, il che è anche ragionevole se ci pensate. Dopodiché, in alto i due oggetti, vedete che si separano per colori, quindi abbiamo provato a dividere in comunità le fonti di informazioni, sia usando i like, sia usando i commenti. Essenzialmente troviamo 5 grosse comunità più spiccioli. E dopodiché, quindi, sono 5 tipologie di informazioni. Quando andiamo a vedere gli utenti sotto, il grafico sotto invece dice gli utenti come si dividono sull'informazione. Allora, questo è un grafico, ci siamo dovuti inventare, non sapevamo come rappresentarlo. Essenzialmente abbiamo messo 5 punti su un pentagono. Se io uso un solo tipo di fonte di informazione, sto su uno di questi 5 punti. Altrimenti, se uso più di un tipo, sto in mezzo ad altri punti. Per esempio, le linee fra due punti significano persone che usano in media tutte e due le fonti di informazione. Allora, in basso a destra è quello è il grafico che dovrebbe uscire se le persone usassero in maniera casuale qualsiasi delle fonti di informazioni, quindi se saltassero in modo casuale. A sinistra è quello che osserviamo, quindi c'è molta concentrazione su una sola fonte e poi anche parecchia su due. Quelle linee che non dovrebbero apparire stanno a dire che parecchie persone usano due fonti. Poi ci sono, quando vedete dei triangoli colorati, è perché ci sono anche dei gruppi di persone che tendono ad usare fino a 3 tipologie di fonti di informazione. Ma ancora vedete un spacchettamento, una frammentazione all'interno di una narrativa coerente, che è quella che dovrebbe essere la mainstream. Cioè, coerente no, perché poi ci sono divisioni di politica, indirizzi politici diversi. Vabbè, poi salto assolutamente tutta la parte di pubblicità sul fatto che appunto i nostri lavori sono seri, o almeno, essendo state pubblicate nelle riviste top scientifiche, sono state sottoposte a peer review. È ragionevole pensare che siano affidabili. E ovviamente ci siamo anche chiesti, non abbiamo i mezzi per farlo noi direttamente magari, però quali sono i modi per uscire da questo impasse, perché appunto queste echo chamber, come dice Daniele, possono essere pericolose, possono creare dei danni. È interessante che, per esempio, l'ambasciatrice USA all'ONU, Samantha Power, puntualizza sul fatto che bisogna lanciare dei ponti e bisogna smetterla di pensare che chi sta su un'altra posizione abbia assolutamente e naturalmente torto. Per due ragioni: uno, perché non è vero, non è detto che sia vero; due, perché è controproducente, perché semplicemente aumenta questa polarizzazione che è assolutamente nociva e deleteria, perché impedisce qualsiasi tipo di discorso e quindi impedisce di provvedere a danni come quelli degli antivaccinisti, per esempio, che pur avendo torto in generale si appoggiano su una serie di fatti che non sono totalmente sballati. Quindi dagli del cretino non è purtroppo la strategia migliore. Ovviamente stiamo pensando anche di creare un
qualcosa, un'organizzazione, un contenitore scientifico per fare queste ricerche con più persone e con più istituzioni. Però direi di tagliare qua e poi dopo, insomma, e di chiudere con una citazione, non so se conoscete Cass Stevens, che a me piace molto, una canzone Monodon Jagon. Yes, I got my reasons, and for me they're all true. I will not change them, not even for you. E questi siamo noi. Grazie, molto interessante. Molto interessante, molto interessante anche il punto di vista sul, su questa polarizzazione di persone. A proposito di fake news, ti ho chiamato Antonio Sola, proprio anche letteralmente, invece sei Scala, quindi no, ma, rettifico. Quindi, ma Freud è esatto, rettifico, facciamo una real news, almeno per quello che io ne so, diciamo. E volevo partire con una domanda a Giovanni Bocciartieri, a taglio appunto più pertinente col tuo mondo, quindi a taglio più sociologico. Ma questa polarizzazione che ci appare anche radicale e permanente, quindi chiediamoci se siamo, perché tu mi hai detto c'è anche poco salto da una parte all'altra, in effetti poi no, è anche ragionevole pensare che sia così, e quindi capiamo dove stiamo. Tu dici qui probabilmente siamo tutti razionalisti, ad avvedersi, diciamo, però diamolo per assodato. Siamo noi polarizzati e quindi creiamo questo dualismo, queste due gigantesche echo chamber che poi possono sembrarci il mondo, perché se io appartengo all'echo chamber dei cospirazionisti, gli altri manco li voglio leggere, tanto sono parte della cospirazione, per me il mondo è questo, non è neanche più un echo chamber, quindi è una echo chamber spaventosa, diciamo, o è la rete, o sono le storie, o sono l'informazione che ci polarizza per come viene veicolata, per come ci è raccontata, e quindi c'è un ruolo attivo che tende a polarizzarci, c'è una storia polarizzante o meno che ci ha trasformato così, o fa parte della natura umana secondo te? Ah, io questo, giusto. Sì. La domanda è ovviamente molto complessa per due motivi. Uno, io mi occupo di comportamenti sociali, e due, credo che gli esseri umani siano complessi da studiare e quindi portiamo molta complessità all'interno del nostro ragionamento. Quindi la prima cosa che possiamo dire è che se noi diamo a una persona, a delle persone, un tema polarizzato, tenderanno a polarizzarsi, che sembra una tautologia, ma è così. Se io ti chiedo stai da questa parte o da quell'altra, cioè già questo porta a una polarizzazione, quindi è ovvio che tutte le volte che noi entriamo all'interno di gruppi che si occupano di sostenere la causa antivaccinista o la causa vaccinista, le posizioni saranno polarizzate. Cioè questo non c'è niente da fare, primo, secondo. Se io pongo le persone di fronte a dei contenuti che hanno a che fare con la loro identità, tenderanno a polarizzarsi, cioè a giocare nei confronti, come dire, di un contenuto che mette in discussione la propria identità. Un gioco che è quello della polarizzazione. Questo per dire, noi stiamo parlando di una realtà in cui ovviamente quando parliamo di filter bubble, che è un tema che conosciamo bene tutti, abbiamo a che fare con una cosa che non vale solamente per l'online, vale per l'offline, vale, come dire, per le scelte che voi fate nel momento in cui frequentate certi tipi di amici, nel momento in cui andate al bar. Cioè è ovvio che noi viviamo all'interno di alcuni filtri che ci fanno preferire delle persone dalle altre. Cioè il tema sarebbe, ma perché io devo stare con uno che mi sta sul cazzo, fondamentalmente, non so se è chiaro, che è quello che noi stiamo chiedendo adesso, per esempio, ai player di mercato nel regolare una serie di contenuti che devono diventare visibili a noi. E qui entra il secondo argomento, perché fa ridere, ma la questione è molto seria, che sono i player di mercato. Cioè dove avviene questa roba di cui stiamo parlando? All'interno di una realtà della rete, all'interno dei social media in particolare. Quindi all'interno dei social media significa che io mi devo chiedere come tutto il discorso che stiamo facendo, quindi quello della polarizzazione della mia identità, abbia a che fare con il mio stare lì sopra. Cioè le persone che abbiamo visto in queste ricerche mostrano un certo tipo di comportamento lì sopra. Questo ha a che fare con se noi le intervistassimo su un tema, se noi gli parlassimo di cose che capitano nella loro vita quotidiana, avrebbero lo stesso tipo di scostamento? Quale? Sarebbero più multisfaccettate o meno? No? È evidente, lo vediamo anche nei sondaggi. Se io ti dico quali fra questi tre politici preferisci,
Tu mi puoi dire o uno dei tre o nessuno, non mi potrai mai dare il nome di un altro che tu preferisci, perché io non ti pongo questo tipo di domanda. Questo è una tematica più generale, quindi per dire che è un tema molto complesso. Siamo in un che tipo di ambiente? Siamo in un ambiente che ha a che fare oggi fondamentalmente con newsfeed, che parliamo di Facebook perché, come dire, è centrale per una gran parte di popolazione del mondo, o parliamo, come dire, dell'equivalente Facebook per i cinesi o dell'equivalente Facebook per i russi, perché noi ci dimentichiamo sempre che ci sono pezzi di popolazione grandissima che utilizzano i social media, che assomigliano a quelli che utilizziamo noi ma che sono diversi e che quindi sono penisole, no? Pensate alla Cina e come dire i social, le simulazioni di Twitter creano un mondo che è chiuso all'interno del mercato cinese e che non porta eterogeneità dall'esterno, quindi parliamo di questo. Dicevo, ha a che fare con i newsfeed, perché c'è da chiedersi, ma noi che ci stiamo a fare lì sopra e che contenuti mettiamo e leggiamo e perché? Che non è una cosa banale. Come fate il vostro newsfeed? Cerco di essere molto veloce in questa cosa. Di un alternarsi, pensate alla dimensione politica, no? E quindi alla bufala di politica, no? Abbiamo tutti l'esempio di Trump. Stiamo parlando di questo perché c'è stato un certo tipo di esito elettorale in America, se no non ne avremmo parlato probabilmente. Okay? Questo ci deve essere chiaro. Poi ci va meglio magari nelle prossime elezioni nel mondo e passiamo a un altro tema. Però diciamo, è anche questo è una tematica su cui rifletto. Cioè, adesso è una buzzword. Le fake news sono una buzzword. C'era qualcuno che in un panel raccoglieva con un piattino un centesimo, cioè un euro tutte le volte che uno diceva fake news, perché, come dire, per cominciare a immunizzarci parleremo di altre cose. Però come fate il nostro newsfeed? È un alternarsi di contenuti tipo le foto di io con i miei figli, un meme su Gentiloni, una considerazione sull'ultima puntata di Homeland che parla della politica americana, e tutta quella roba lì va insieme e ha a che fare con il mio racconto di me lì sopra, cioè come io mi presento e costruisco la mia identità lì sopra. Quindi non mi serve neanche leggere dei contenuti, cioè io non so se un contenuto condiviso da qualcuno che è un contenuto dell'ercio, che tutti conoscete, sia preso seriamente in senso assoluto. Lo so se sono qualcuno che è nella rete molto stretta di quella persona e so che lui utilizza quei tipi di contenuti per raccontarsi come persona ironica che sa prendere in giro dal punto di vista della politica, no? Utilizzando quella cosa. Cioè, se io mettessi un meme con la svastica nel mio newsfeed di Facebook, io sono abbastanza certo che i miei amici, che sanno che io non sono nazista, non sono simpatizzante per certi tipi di atteggiamenti, che non sono un cospirazionista, quindi credo che ci siano stati sterminati milioni di ebrei, cioè ho queste cose, sarebbe, come dire, indubitabile per loro, come dire, il tono ironico. Non so se lo sarebbe dal punto di vista di una macchina che raccoglie il dato, non so se lo sarebbe da qualcun altro che è estraneo a quella rete, no? Però io costruisco così il mio newsfeed perché in qualche maniera stare lì sopra per me significa strutturare reti sociali attraverso le possibilità che mi danno le piattaforme. Le piattaforme oggi hanno come possibilità il newsfeed. Domani non lo so, probabilmente in una chat il discorso sarebbe più raffinato. E sarebbe diverso in una chat a due fra me e Marco, e sarebbe un po' più complesso se in una chat di gruppo fra di noi, perché dovrei giocare la mia identità con livelli di rapporti e relazioni più o meno espliciti. Io ho un certo livello di confidenza con Daniele Cheffi, gli posso dire delle cose in chat, ma forse non le ridirei qui in pubblico. Non che ci diciamo delle cose strane in chat, però, come dire, sono livelli diversi di confidenza e intimità. Cioè, qui c'è un ruolo che noi sosteniamo. Quindi, questo per dire, la polarizzazione sicuramente è una problematica nel momento in cui può essere utilizzato strategicamente, no, la leva polarizzante per spingere comunità da una parte o dall'altra. Ad esempio, come politico io posso giocare alla polarizzazione. In Italia non capita, però io potrei dire: noi abbiamo un forte problema con gli immigrati, dovremmo scaricare i loro gommoni a mare. Fortunatamente questa cosa in Italia non capita, però su Facebook Salvini la scrive, cioè non so se è chiaro. E quindi è ovvio che lì giochi il gioco della polarizzazione. Lo farebbe veramente? Non lo so, non mi interessa, però so che
permette a persone che si possono identificare nel loro racconto identitario con un certo tipo di visione del mondo, che non è buttare gli immigrati, ma avere un certo livello di intolleranza nei confronti della diversità, quindi pigliateli in senso lato, gli permette di condividere un contenuto senza dover dire io la penso così. È chiaro? Ma è sul tuo newsfeed, voi potete sempre dire ah no, ma io l'ho condivisa ma non l'ho letta, mi faceva ridere, era simpatica, l'ho condivisa perché penso il contrario. Ognuno si difende come vuole e come può, no? All'interno delle proprie reti sociali, ognuno di voi penso che abbia un'esperienza da raccontare, quindi è un tema molto complesso. Poi c'è davvero così tanto da difenderci, perché se poi siamo polarizzati in echo chamber, probabilmente il mio network tenderà, no? Che ci diceva anche l'ambasciatrice della UN, a dire frequentiamo chi la pensa come noi, gli altri gli chiudiamo la porta in faccia. Ma, o almeno lì sopra. È facile difendersi, cioè cogliamo benissimo il tuo spunto, ma probabilmente serve anche, capita anche poco. Quindi capita poco, la combinazione delle due cose. Io sono un professore universitario, ma non posso stare lì sopra da cospirazionista. Perché non mi lasciate lì? Cioè, io mi faccio, cioè, nella mia vita sono un professore universitario, lì sopra mi piace stare con i cospirazionisti. Certo, è ovvio che nel momento in cui voi conoscete le mie due realtà, magari se sono un medico, no? O qualcuno che fa delle cose insomma più grossa responsabilità di quanto non faccia io, probabilmente quello ha a che fare con tutta la mia identità, è chiaro, e quindi mi mette in discussione. Grazie, ti faccio solo una piccola provocazione storica. Mentre hai chiarito perfettamente come le dinamiche di network, di relazione del mondo digitale, dei social media, favoriscano la polarizzazione perché ci si aggrega per reti, per community, come architettura del media digitale, e diluiscano e semplifichino le appartenenze, i giochi, di scuse, ah ma sì, scherzo, non scherzo, cioè c'è un'ambiguità di fondo sull'aderenza ideologica che favorisca tutto questo. Mi chiedo però se la polarizzazione come forma di controllo della società, in qualche modo, a cui tu stesso hai accennato, o come tecnica in cui io dico chi di voi è a favore, chi di voi pensa che le fake news esistano? Alzi la mano. Chi pensa che non esistano? Tanti contro pochi, adesso poi arrivo con quella domanda. Però, no? Cioè, hai creato due fazioni, no? Voglio dire, dividete impera non nasce con Facebook, non so come dire, no? Certo. Nasce né dietro, ma in televisione era tutto così. Certo. Non è che questa tecnica, cioè adesso funziona con dinamiche anche più, come dire, lubrificate per altri aspetti, per altri. Dall'altra parte, con una potenza mass mediatica, è sempre così, porta a porta, e tizio contro Caio, cioè, adesso le trasmissioni televisive si chiamano tutte, certo, come tecnica di questa posizione, perché? Perché funziona probabilmente, quindi certo, è un'ulteriore conferma, anche inquietante se vogliamo, o comunque una tecnica, diciamo. Sì, bisogna capire che livello di controllo hai poi nel momento in cui inneschi una polarizzazione volontariamente sui, esatto, tipi di risultati. Però se la tua strategia è il divide timpera e non ottenere la tua fazione, c'hai esattamente il controllo che vuoi. Hai spaccato in due e a quel punto tu sei l'arbitro, il deus ex machina, quello che vuoi, in qualche modo hai creato un problema sociale e lo amministri, quindi dipende quanto entra poi nel racconto dell'identità completamente o no, perché noi stiamo dicendo, è come se il nostro newsfeed fosse monoconcentrato su un tema, può capitare. Sì, sì. Soprattutto dipende se siamo complottisti e pensiamo che ci sia qualcuno che ci spacchi in due, oppure se siamo razionalisti e ci spacchiamo in due per una serie di fenomeni. C'è una cosa, posso aggiungere una cosa? Sì, poi lascio a David. No, arriviamo a te con una domanda. Fammi la domanda. Okay. Posto questo tema, un'azienda come si difende da queste dinamiche? Le subisce, le controlla, le usa? Ci sono aziende che le usano? Perché, attenzione, cioè, ti fa una mappatura sociale delle opinioni importante, no? In qualche modo. Quindi, allora, sì. Davide, scusami, ti rubo un po' di tempo, perché la domanda che mi fa Marco è una domanda estremamente complicata, cercherò di essere più chiaro possibile. Faccio solamente un piccolo inciso rispetto alla discussione che state facendo voi. C'è anche un aspetto, secondo me, da un punto di vista di tecnica, di consapevolezza dell'uso dello strumento digitale. Certo. Facciamo un esempio molto semplice. Se io voglio cercare, mi voglio informare sui possibili effetti negativi dei vaccini e cerco su Google effetti negativi vaccini, io di fatto, siccome sto utilizzando in maniera non propria lo strumento del motore di ricerca, di fatto avrò una SERP, cioè una pagina di risultato di ricerca, popolata di risultati più popolata di più risultati che parlano degli effetti
negativi dei vaccini piuttosto che di quelli positivi. Perché? Perché di fatto l'ho cercato io, perché il motore mi restituisce una cosa. Quindi esiste, e questo esiste anche per il newsfeed, nel senso che se io comincio a cliccare dei contenuti di un certo tipo, l'algoritmo, per un meccanismo assolutamente naturale, per un effetto collaterale non cercato, perché in realtà nasce per ragioni di tipo commerciale, comincerà a ripropormi dei contenuti simili rispetto a quelli che ho cliccato. Il non saperlo questo, e quindi utilizzare male lo strumento digitale, ci porta inevitabilmente, a chi lo fa, a crearci una narrazione, o comunque a sostenere una narrazione magari diversa da quella che noi vogliamo effettivamente, cerchiamo, e a crearci una sorta di filter bubble, come di fatto diceva Giovanni prima. Come le aziende si difendono da questo? Come impatta questo? Ancora, come impatta in maniera molto pesante. Infatti in maniera molto pesante, perché io non vi nascondo che la grande maggioranza del tempo e degli sforzi che gli uffici comunicazione delle aziende stanno facendo, lo hanno sempre fatto, ma in questo momento lo fanno ancora di più, è quello di cercare di reindirizzare le narrazioni che spesso si innescano, ripeto, in maniera spontanea o spintanea, questo lo vedremo poi in un secondo momento se vorrete, sull'azienda, su determinate situazioni. Che cosa significa questo? Significa che noi alla fine quello che cerchiamo di fare è costruire una contronarrazione. Perché? Perché ci rendiamo conto che quello che alla fine mette in gioco la reputazione aziendale è una narrazione su un dato tema, una narrazione che ha degli aspetti fortemente emozionali, sempre, perché come abbiamo visto anche negli studi proposti di Antonio, c'è un problema di emozionalità, cioè ciò che polarizza o ciò che in qualche modo ingaggia è sempre in qualche modo emozionale. Non a caso Antonio ha parlato delle cinque paure, i cinque timori classici, no? la salute, i soldi, la tutela personale, eccetera, eccetera. Tutto questo innesca dei processi sul digitale che noi cerchiamo di affrontare in due modi. Uno, cercando di costruire dei modelli in qualche modo, se volete, un termine un po' forte, ma predittivi. Perché? Perché sappiamo che in qualche maniera le cose accadono e succedono, si sviluppano in un certo modo. Se io... Allora, facciamo un esempio. Se mi prende fuoco una raffineria, io lo so perché purtroppo è successo non più tardi di qualche mese fa, io sono in grado di prevedere quali possono essere i processi in termini di narrazione che si mettono in moto rispetto a quel tipo di incidente. Faccio riferimento a un incidente, immagino lo ricorderete, alla fine di San Nazaro, più tardi, 4 mesi fa, un incidente che da un punto di vista puramente tecnico non è stato un incidente grave, nel senso che non ha coinvolto nessuno, nessuno si è fatto male, ci sono stati dei danni agli impianti, ma nulla di realmente pericoloso, nessun impatto ambientale, nulla. Però era un incidente estremamente spettacolare, perché c'era questa colonna di fuoco, che era un fuoco di benzina, quindi una cosa che si è spenta subito, che è stato ripreso dall'esterno. Cioè qualcuno col cellulare ha fatto una ripresa di questa colonna di fuoco e fiamme, che era oggettivamente impressionante da vedere. Cosa ha innescato questa cosa? Ha innescato una serie di narrazioni molto diverse rispetto a quelle che nella realtà dei fatti era ciò che effettivamente stava accadendo. Perché? Perché sul digitale ognuno costruisce la propria narrazione, quindi siamo partiti a capire che c'era una strage in corso, che probabilmente sarebbe esploso tutto, cose assolutamente non vere, che probabilmente era una nube tossica, e poi tornerò sulla questione della nube tossica, che è stato un momento piuttosto pericoloso. Insomma, ci sono 5 o 6 thread narrativi che si sono sviluppati in maniera assolutamente autonoma, più uno spintaneo. Cioè qualcuno che ha cavalcato quel preciso episodio cercando di innescare un processo di panico per colpire, credo, la mia azienda. Che cosa era successo? Hanno fatto girare a un certo punto un falso messaggio della prefettura, se non ricordo male, nel quale si asseriva che era una nube tossica e che quindi tutti gli abitanti del luogo dovevano rinchiudersi dentro casa e tappare ogni fessura con qualcosa per non far entrare l'aria, perché l'aria era tossica.
Ovviamente questo, rendetevi conto di che cosa questo possa innescare, perché se da una parte c'è tutta la narrazione giusta, naturale, di chi per esempio abita lì vicino e che quindi si chiede, e chiede in maniera esplicita, di essere rassicurato su che cosa sta accadendo, quel fumo nero che vedo è pericoloso? Sì o no? Mio cugino lavora in raffineria, sta bene o non sta bene? Le persone lì vicino, c'è il rischio di esplosione, dobbiamo preoccuparci. Sono tutti thread narrativi che si autogenerano all'interno di una community, in questo caso della comunità locale, e che ovviamente si allargano sulla rete perché poi travalicano gli aspetti geografici, che sono giusti, se volete, naturali, e che l'azienda in questo caso deve imparare a gestire, se volete, a prevedere, e qua parliamo di crisis management, nel senso che se io so che, sì, che questa cosa possa accadere, io devo essere in grado di rispondere a quelle che sono le domande, le istanze della comunità locale, delle persone, dei miei stakeholder che in qualche maniera vengono in contatto con un contenuto che non gestisco io. Attenzione, perché quella narrativa non la gestisco io, non sono stato io a fare quel video, non sono stato io a postare quel video, non sono io a dire che cosa sta accadendo, è qualcos'altro, è qualcun altro che lo dice. Poi c'è anche un soggetto che entra e costruisce una narrazione parallela, spintanea in questo caso, estremamente pericolosa, che fa leva sulle paure. Questi due aspetti sono due aspetti estremamente pericolosi, perché se da una parte noi come aziende siamo tenuti e costretti, e secondo me giustamente tirati a essere molto reattivi e molto empatici nei confronti delle comunità, degli stakeholder a cui ci rivolgiamo, e che andiamo a impattare in una situazione complicata come quella che vi sto raccontando, e che quindi significa per un'azienda prendersi la responsabilità di trovare una risposta nei confronti degli interlocutori. Perché uno si deve rendere conto che quando gira un video che c'è una colonna di 60 metri di fuoco, qualcuno si può preoccupare. Allora è mio dovere di comunicatore e di gestore, di manager dell'azienda, dare una risposta a queste persone. E quindi questo è un thread, alcuni thread narrativi che io devo essere in grado di governare, come producendo dei contromateriali, cercando di trovare delle risposte. Poi ci sono delle tecniche ovviamente empatiche per cercare di intercettare quella che è la psicologia del momento e dare una risposta la più calda possibile, la più tranquillizzante possibile, ove ci sia da dare una risposta tranquillizzante ovviamente, ma comunque sia rispondere, esserci, perché le persone vogliono una risposta, giustamente. Chiunque di noi, se abitasse a 200 metri da un impianto industriale e lo vedesse prendere fuoco in quella maniera, si spaventerebbe, è normale. E quindi in questo senso è giusto che l'azienda si assuma la responsabilità di costruire delle risposte che siano efficaci ed efficienti per intercettare questi flussi. Dall'altra parte però io non sono in grado di prevedere che ci sia qualcuno che si inventa il falso messaggio WhatsApp della prefettura e lo metta poi su Facebook e su Twitter per farlo girare dicendo che c'è una nube tossica. Questo è l'aspetto. Ma guarda, questo non sei in grado di prevederlo, ma in realtà, poi infatti, nel secondo giro vorrei parlare di come ci si difende e di che danno reale portano queste cose, perché che lo portino non c'è dubbio, che non sempre sia quantificato e quindi che decisioni si prendono. Questo danno di cui io leggo, perché poi sono molto emotivi come media, i media digitali, quindi dico, arrivano i tweet dappertutto, quindi risposta in forza per un danno microscopico o sottovalutazione invece di un danno principale. Questo magari lo affrontiamo dopo. Capita, ti dico, tantissimo, ed è una prassi diventata, perché in un ecosistema diciamo di notizie poco gerarchizzato e trasparente, ma poi fino a un certo punto, diciamo, gli attivisti fanno anche questo, per cui l'anno scorso, forse citai sempre questo, ogni anno vengo a citare lo stesso caso, azienda cosmetica che ha fatto enormi investimenti sul laboratorio di pelle artificiale, l'animal testing, che è un tema uguale per tutti perché o è proibito o in certi casi è richiesto dalla legge, quindi non esistono aziende più o meno brave, adesso è proprio proibito. In realtà, se voi googlate il nome di questa azienda con animal testing, ne scendono su Google animali di ogni razza, compresi conigli, immagini false prese da cliniche degli animali con sopra il logo dell'azienda. Il responsabile di comunicazione dell'azienda che parla, che fa delle azioni di
educazione, soprattutto poi in un marketing, no, come il beauty, dove l'influencer digitale ha una importanza rilevante sugli acquisti, ricevi il prodotto, fai il post su YouTube, ti chiamano assassina, capite che il danno lì diventa rilevante, perché se i tuoi ambasciatori di marketing vengono chiamati assassini, certo, tirano la bandiera indietro quando tu gli mandi i prodotti e tu resti azzoppato. Chiede agli attivisti, gli dice: scusa, ma tra di noi a porte chiuse, tu lo sai che tutte queste cose che voi diffondete, queste immagini, queste cose sono finte, non sono vere, no? Lo sai che le avete fatte voi, che non sono immagini vere, che non sono dimostrazioni vere e quant'altro? E la risposta che dà è: certo che lo so, virgola, ma le porcate che fate voi mica le dite, certo, le tenete nascoste? Certo. Quindi è dato che ci sia un fatto, chissà perché, e quindi io documento un fatto che sono convinto che ci sia, ma che non ho nessuna dimostrazione che ci sia, lo documento. E dopo 2 o 3 anni in cui si lascia il territorio libero, diciamo, per un'azienda o 10 anni, quello che è, e c'è una montagna di documenti, no, di foto, di animali martoriati da questa casa cosmetica, e tu vai lì a dire: no, ma è tutto finto. Sempre un pazzo, no? Ti dico: come fa a essere tutto finto? Sono così tante, qualcosa sarà vero per forza. E allora rilancia, riciclo, quant'altro. Quindi c'è anche quell'effetto di stratificazione. Davide, ti volevo fare una domanda, tu che, diciamo, sei forse il più vicino di tutti noi nel quotidiano a queste. Abbiamo parlato di polarizzazioni e di temi. Ci sono temi che spaccano, temi che polarizzano, o qualunque tema può essere manipolato e polarizzare? Diciamo, e se sì, ci sono delle nuvole di polarizzazione su degli argomenti e delle aree invece dove non esiste quel fenomeno che ci ha mostrato Antonio, e quali sono le principali? Oppure tu pensi che in realtà con una certa abilità io possa creare delle spaccature su qualunque cosa, anche sulla camomilla? Sulla? Camomilla, non so. Ah, sono capaci? Sono capaci di creare un qualcosa sulla camomilla, cioè non ci vuole molto alla fine, se crei una qualcosa che sul fatto della salute e ti inventi la camomilla, hanno scoperto che c'è qualcosa di cancerogeno, e a quel punto inizia una nuova era. Però questo è il tema della salute, diciamo, quindi... Ma perché non c'è qualcosa di cancerogeno nella camomilla? No, appunto, certo, perché lui dice di no. Basta un collegamento, basta creare anche una paura, perché di fronte appunto a una paura come quella della salute, a volte può essere appunto anche la camomilla a diventare la nuova... Lo nuovo spauracchio che adesso non bevete più camomilla. Era già successo con altri casi in cui, per esempio, le birre tedesche, qualche cosa è stata, proprio un anno fa è stato, in cui le birre tedesche avevano quantitativi elevati di glifosato. Però per avere un danno effettivo, uno doveva berne addirittura sui 1000 litri al giorno, cioè morivi prima, neanche anacquato, sì, rotolavi, perché era una palla di birra, ecco. Però nel frattempo si era creato proprio il disastro, sì, non bevete più, non compratele più, quindi erano anche le marche citate in cui dicevano: basta, non compratele, perché questi sono veleni. Quindi se qualcuno riesce a trovare un nesso tra la camomilla e un qualcosa di cancerogeno, non hanno trovato all'interno, magari nel processo, anche i tè, ci sono state delle bufale sull'ambito del tè, proprio perché usano quel tipo di diserbante o altro, e quindi di conseguenza sono velenosi, non compratele. Non ci vuole molto. Poi andiamo sempre a toccare quei 5 punti che abbiamo citato prima, quindi non c'è... Tu li vedi anche nella tua pratica. Ci puoi rimettere quella slide di prima con quei 5 punti che mi sembra con i tag? E io mi ritrovo in continuazione. Io vivo in mezzo a un mondo effettivamente polarizzato. Io mi ritrovo da una parte quelli che credono alle bufale, o comunque la disinformazione, insomma, poi ovviamente si fanno l'autodifesa sul... io so che non è vero, però comunque... Però nel dubbio condivido. Ecco, dall'altra parte invece trovo l'altra polarizzazione, per dirvi, io non sto negando niente di quello che ha detto il nostro collega qua, perché la vivo ogni giorno. C'è l'altra parte che invece sono straconvinti che all'improvviso quello che viene condiviso da qualcuno che è polarizzato dall'altra parte per forza è falso. A volte mi ritrovo che dico: no, non è falso, guarda che questa volta ha pubblicato qualcosa di vero, e mi ritrovo io accusato di essere polarizzato dall'altra parte. Certo. Quindi mi ritrovo nella situazione in cui vengo eventualmente attaccato da entrambe le parti. Ecco. No, però ci vuole veramente poco a creare un qualcosa di nuovo. Riusciamo a rimettere il computer collegato, che io lo vedo a schermo, ma non so se la regia ha tolto il segnale o il cavo si è staccato, Antonio. No, il cavo no. C'è. Eccolo, sì, sì. Quindi i cinque temi, quindi tu ti ritrovi in questa mappa? Io ritrovo che tratto più o meno quasi tutti questi temi qua.
che siano, appunto qua vedo scie chimiche, vaccini, cioè io a volte trovo collegamenti fra scie chimiche e vaccini. C'era chi diceva che attraverso le scie chimiche si diffondevano i vaccini. Cross pollination. Cioè, della io nufale. Veramente non riuscivo a capire come riuscire. Poi, ovviamente, quello che ho detto prima, anche sul carburante, se da chi non trovo il nesso, come fanno a diffondere le scie chimiche, dico, ah, è dentro il carburante. E c'era anche chi ha fatto anche i video per vedi, dimostrare. Vedi che cioè, era fatta c'è già, la legame c'è già petrolio questa scie gente. Chimiche, non era, era un attimo. C'è chi ci marcia con queste cose qua. Che poi anche bon, qua c'è chi ci marcia con queste cose qua. Raccontaci questo, andiamo dentro questo insight qua, che le motivazioni, cioè è diverso, questa cosa che hai detto è diversa, cioè perché il condivido, perché ci credo, c'è chi ci marcia, fai presupporre che sia un motivo di interesse, cioè chi costruisce quindi, questi fenomeni, con quale obiettivo e motivazione? Allora ci sono anche quelli che lo creano apposta per fare attività di guadagno. C'è più di una volta, ho citato già diversi casi, sia a dicembre sia anche di recente, che ci sono dei siti che diffondono apposta materiale che è falso per guadagnare. Poi c'è anche una sorta di credibilità, sì, uno diventa un influencer e a questo punto deve difendere la sua credibilità e si inventa una o l'altra cosa per avere questa ragione un po' di santone, un po' di guru da far guidare determinate persone. Laure inventate. Tutto. E poi alla fine cosa fa? Chiede soldi. Devo fare la ricerca, devo fare l'esperimento, devo fare questo e quell'altro, quindi fa la raccolta fondi e prende i soldi e poi alla fine attacca con i dati che hanno ricevuto, poi magari i dati che hanno ricevuto poi magari non sono corretti per loro e quindi dicono ah c'è stato un collegamento, hanno intercettato la ricerca, insomma si inventano tutte queste cose qua, però poi alla fine devono avere per forza ragione loro perché devono ancora continuare a convincere il loro gruppo polarizzato, devono ancora mantenerlo. E di conseguenza possono inventare qualsiasi cosa. Quindi tu aderisci al disegno, alla visione del divide et impera, cioè vedi che per, magari non per obiettivi di dominio del mondo, ma per obiettivi di Google AdSense o di traffico alla pagina, uno traffico. Alimenta se non l'odio, l'insenso, l'antagonismo o la polarizzazione. C'è gente che vive solo di questo, ha trovato in questo un business. E di conseguenza ci va contro, cioè proprio lo segue fino a quando non arriva qualcosa, fino a quando non ci sarà una condanna, fino a quando non c'è un qualcosa, cioè fino a quando qualcuno non denuncia. Una condanna. E lì è bisogna arrivarci però. E mi attacco a questo allora, perché poi la sua risposta la so già, e dico fino a quando arriva una denuncia o una condanna, che è tutto da vedere. Io adesso qui lancio una provocazione, no? Però ricordo l'estate del 2004, quindi no, sì, era 2004, forse la guerra in Iraq, quando, o 2006, quando morì Enzo Baldoni, Pino Scaccia, no, era inviato a Baghdad, Enzo era un caro amico, tra l'altro conterraneo, e ci fu una amatoriale indagine digitale, ma dov'è, dove non è, quando ci sono riporti, c'è una blogger inglese che dice che, quant'altro. E Pino, quindi un vostro collega, ribatteva sempre questo tasto, cioè inviato del TG1, la verità non esiste. No? Andiamo a dire, guarda, tanto la verità non esiste, nel senso che tu puoi mettere assieme una serie di fatti più o meno accertati, più o meno dimostrati, che corroborano abbastanza realistica, ma manco in tribunale la verità esiste, non so come dire, no? È la ragionevole dubbio. A volte i tribunali sono coinvolti, esatto. Anche da dati, quindi anche sbagliati. Io poi capisco, cioè non ho dubbi, no? Dell'esistenza dei manipolatori di cui tu parli, di balle clamorose, più o meno innocenti, più o meno pericolose, diciamo di ambiguità volute o non volute, non ho dubbi, no, che ci sia questo. Però poi quando arriviamo a dire fake, a me viene sempre un po' la pelle d'oca, no? Perché dico tu sei fake. No, primo è un'ulteriore polarizzazione, no? Te sei fake. Anzi, no? Spesso viene utilizzata, è un'etichetta, no? E lui è real, e lui è credibile, no? Il New York Times è un blog, oppure qualcun altro. Io ne trovo due etichette molto pericolose, no? Perché diamo una patente di verità o di falsità a delle persone che se la giocano come, con quali regole a valle, e chi gliela dà? Chi ha l'autorità per dirlo? Io chi sono per dire? Se io fossi un fake, quindi era un po' un problema a monte. Allora, chi stabilisce questo, no? In qualche maniera? Un tribunale, una censura prima, è molto difficile, no? Non sto cercando di negare il problema, però la domanda provocazione a cui lui dice, infatti ha risposto no, ma esistono o non esistono? Esiste una fake news
o non esiste? E se sì, cosa sono? Come possiamo definirle? Perché in realtà è difficile e anche pericoloso, perché se io dico la bufala di Gentiloni, no? Va al governo, esce un meme, un linguaggio della rete che è fatto di foto con delle frasi appiccicate sopra, delle quote più o meno, che dice preparatevi ai sacrifici. Fake news, Gentiloni non l'ha mai detto. Ma quel meme con quella frase sopra voleva dire Gentiloni ha detto questo, o voleva dire che l'autore di quel meme pensa che con Gentiloni dovreste prepararvi a dei sacrifici? Cioè, andare ad analizzare il linguaggio. E quindi, perché stiamo stabilendo, anche dimostrato, che Gentiloni non l'abbia mai detto, e buona fortuna a dimostrarlo, che Gentiloni non ha mai detto una cosa, perché è già difficile dimostrare che una cosa sia stata detta. Dimostrami che non hai mai detto questa cosa, Daniele, potresti non riuscirci mai. Quando anche riuscissi a dimostrarlo, è sufficiente per non dare cittadinanza a quella forma di linguaggio che dice preparatevi ai sacrifici con Gentiloni, per quanto sia sgradevole, noi abbiamo un'opinione contraria? Faccio un esempio, mi faccio rispondere lui, poi subito dopo te. Ma tu sei contrario all'omicidio corposo? Sì, sì. Quindi la domanda è una provocazione, no, a sua volta, però in realtà non ha una risposta facile, a mio modo di vedere. No, la risposta non è facile. Anch'io mi ritrovo nella situazione in cui dicono: ma chi sei tu per dire che cosa è vero e cosa è no? No? A volte mi hanno detto... Che poi vediamo che diventa fondamentale nelle tecniche di difesa, questo punto, no, che facciamo il giro dopo. No? C'è chi addirittura pensava che il mio nome e cognome non fosse reale. Quindi, a un certo punto. Quindi a un certo punto io dicevo: sentite, questa è la mia carta d'identità, ma è falsa. Boh, vabbè, basta, ragazzi, non ne posso più. Cioè, non posso più che altro. Se no, l'alternativa è: signori, ci troviamo davanti in una piazza, prendiamo un caffè e ti presento. Cioè, cosa è verità, cosa è no? Io mi ritrovo nella situazione in cui, quando io analizzo un qualcosa che mi è stato segnalato, io cerco di dare il più fonti possibili, ma fonti attendibili. Che non, diciamo, anche a livello scientifico cerco anche di consultarmi con persone che siano competenti nell'ambito. C'è chi invece fa un'operazione diversa, mette il bollino, certo, e basta. Faccio una citazione anche abbastanza recente: quel sito ufficiale russo in cui definiscono cosa è una notizia vera e cosa è falsa. Ah no, la notizia è questa, bollino, falsa, stop. Non c'è una spiegazione, non c'è una motivazione, niente. Io tendo a fare i bollini post. Poi diventano pericolosi. È, no? Pericoloso, sì, perché alla fine è polarizzante, perché comunque vai lì e dici: ok, è falsa, basta, finito, ho chiuso la discussione. No, io a volte mi dicono: Davi, tu scrivi troppo, Davi, tu spieghi troppa roba. E certo, perché sono metodico, vado sempre a spiegare ogni singola cosa, perché quello che io scrivo lo pubblico solamente se sono certo di quello che ho analizzato, altrimenti evito. Quindi, cosa è vero, cosa è falso? Dal mio punto di vista, io se riesco a dimostrare che una cosa è falsa, lo faccio con tutti i crismi di questo mondo. Però poi sta al lettore dire a me se ho sbagliato qualcosa oppure no, e lascio la seconda parola. È una soglia di probabilità, cioè tu cerchi di accumulare una serie di informazioni per dire probabilmente... Non è che più informazioni ci sono, allora più ragione, perché c'è addirittura chi fa dei papiri enormi, facendosi, scusatemi, delle seghe mentali pazzesche, in cui però alla fine non c'è neanche un collegamento fra una e l'altra. Magari mettono un link a caso per dire: ho letto tutta questa roba qua. No. Io cerco di spiegare se ho meno, se ho poche informazioni. Ma funziona questo sistema? Scusa se ti interrompo oggi un po', però funziona. Cioè, in un paese come l'Italia, dove il 47% degli italiani legge un testo e non è in grado di rispondere a delle semplici domande su cosa c'è scritto dentro. Questo funziona, cioè è una soluzione. Poi ci arriviamo dopo se è la soluzione. Funziona però... solo per chi vuole. O per chi vuole, cioè il mio lavoro, quello che faccio io di debunking, serve solamente a un determinato numero di persone. Non è vero se funziona il tuo lavoro, sapendo cerco di spiegare la cosa, perché io faccio quello che faccio, però non è una soluzione. Serve al massimo per arginare un problema. Serve per evitare che magari qualcuno vada a dire poi: non vaccino mio figlio. Serve per qualcuno che magari dopo non cade in una truffa. Se per qualcuno che non vada a farsi curare da un santone col bicarbonato per distruggere un tumore. Io il tumore te lo posso distruggere, dammi lanciafiamme e te lo distruggo. Ma i vaccini fanno male o non fanno male? Non fanno male. Non fanno male, non mai, fanno in nessun male. Caso, neanche nell'uno per un milione? No, allora, wait, un attimo. Perché se ci sono delle circostanze particolari, qui
ci potrebbe essere un danno, però stiamo parlando di numeri. Io sono negazionalista e mi schieroto, okay. Non dubitate. Però faccio un po' l'avvocato del diavolo. Se dobbiamo parlare di statistiche, di quanto sono stati i risultati effettivi dei vaccini, signori, i vaccini ci hanno salvato. Ho tenuto ferme le gambe del mio bimbo di 6 mesi, pochi mesi fa, a farlo vaccinare, quindi lo dico e fateli vaccinare. Però ci sono delle paure. Ci sono delle paure, ci sono dei casi. È difficile dire bianco, nero, vero, falso, no? È un problema effettivo che abbiamo soprattutto in questi mesi, in questi giorni. Insomma, il tema dei vaccini ormai cos'è? Da un anno che stiamo parlando tantissimo di questo tema, eppure non è cambiato. Chiedo una cosa a Antonio, poi vediamo come possiamo difenderci da questo. La tua posizione su questo? Esistono o non esistono? Mi hai alzato il braccio e ho detto non esistono. Non esistono nell'accezione che... Prendi il microfono. È caduto. Ecco il rumore qual è. Non esistono nell'accezione... Che si cerca di dare ora, cioè, il problema è un po' sta posizione tedesca, idealista, ideologica, no, è vero, falso, buono, se noi fossimo pragmatisti, tu parlavi di probabilità, è un approccio che a noi manca, cioè la sfumatura, l'idea, per cui da un punto di vista la verità assoluta, logica, allora, se anche fra quelli che credono alle bufale, no, ma penso che pochi non crederanno il fatto che la matematica funzioni. Allora, la matematica ha dimostrato da tempo che il concetto di verità non ha senso, non di verità come la intendiamo noi, di verità matematica, di vero o falso, e soprattutto che gli algoritmi non sono in grado di determinarla. Cioè, la cosa più che a me più mi spaventa è che se gli algoritmi ci salveranno, a chi? Allora, hai studiato, cioè non hai studiato, sì. tu hai fatto informatica e mi dici che mi salva l'algoritmo. Vai alle basi, ripassa di un attimo quello che avresti dovuto studiare all'inizio per laurearti in queste discipline. Proprio partiamo dai fondamenti. Come pure, no, ma quella la colpa, la filter bubble è colpa degli algoritmi. Allora, qui per esempio, io non sono sicuro, però. Sicuramente c'è un rinforzo, ma a naso il problema non è l'algoritmo che rinforza, il problema è la quantità di informazione che ho a disposizione. Cioè, quando prima parlavamo delle varie strutture sociali, no, di come si interagisce, si dice, beh, alla fine stiamo tornando a dire i problemi dell'uomo sono sempre gli stessi. È vero, da un lato. Il problema qual è? Che il tempo su internet è sempre maggiore, l'importanza di internet è sempre maggiore. Internet non è qualcosa che, a cui siamo abituati. La struttura dello spazio, se posso essere un po' più complicato, c'è un bel termine di geometria iperbolica, qualcosa che esplode. Che significa? Che se io mi muovo rapidamente, se io mi muovo da qua là posso arrivare in quel punto, in quell'altro. In una geometria iperbolica io mi muovo un po' e sto a Roma. Faccio 3 passi e sto all'altra parte del mondo. Quindi, mentre prima, quindi quando dici ma quello mi ripresenta le cose, l'algoritmo che mi ripresenta, il problema è che ci sono tante persone che hanno delle idee che magari io non condivido, che prima erano separate, non erano raggiungibili, ora sono immediatamente raggiungibili. Quindi noi abbiamo delle strutture psicologiche in un nuovo spazio e non abbiamo i mezzi culturali e proprio... nella nostra educazione non siamo pronti a la singularity questo. Della verità, diciamo. Sì, allora, dopodiché la verità quindi matematicamente non esiste, non posso usare gli algoritmi, posso trovare sempre insomma argomenti a favore. Poi ci sono tutte queste gradazioni che sono pericolose. I vaccini sicuramente sono importantissimi. Però, pure qua, se io nella narrazione del vaccino, per esempio, dico, vi dovete vaccinare tutte, fatevi l'esavalente, zeptavalente, non mi ricordo a quanto siamo arrivati. Alcuni di questi vaccini... Petavalente. Penta, sì, ok. Prima era esamo e penta. No. Okay. Però alcuni di questi vaccini non sono consigliati ma non obbligatori. Allora, che succede? Che tu, proprio dai il fianco, dici, vabbè, allora, Big Pharma. Anche se Big Pharma non dovesse esiste, a me non interessa, però tu crei un modo di somministrare il vaccino che già è pronto per dare fianco a una narrazione. Quindi c'è una mancanza d'attenzione, ma non manca una mancanza d'attenzione, che chi se l'aspettava? Cioè noi da un giorno all'altro,
mi sono trovato, da quando avevo un Apple 2 non esisteva la rete e dovevo imparare a programmare, al fatto che apri il cellulare e sono connesso, va tutto troppo veloce. Le bufale, l'intervento delle bufale, per esempio un paio d'anni fa ci abbiamo speso un po' di tempo, no, perché abbiamo analizzato le cascate e ci siamo andati a guardare le cascate come si propagano, e, a parte che non è chiaro, ma le propagazioni sono verticali, cioè mentre un'infezione classica piglia la peste nera, che fa? Inizia, poi c'è quest'onda, dura anni, avesse i mezzi ora noi la peste nera la sconfiggevamo. Ora invece con gli aeroplani, per esempio, tu un'infezione si propaga prima. Su internet è ancora più veloce. Non con le scie chimiche però. Eh? Non con le scie chimiche. No, no, però per esempio un'infezione solida... Allora, questa c'è tutto il lavoro di Vespignani. Pure là è un cambiamento dello spazio. Da uno spazio in cui tu ti muovi in due dimensioni. C'è uno spazio iperconnesso in cui l'infezione è più veloce di qualsiasi cosa. Quindi anche qua tu c'hai questa bufala, come fai a reagire? Deve essere addirittura preventivo, devi occupare il territorio, devi capire un attimo. Ottimo, mi appoggio a questo per un giro di domande veloce su ogni relatore. Come ci si difende? Elenco i primi che mi sono venuti in mente. La cultura della notizia e dell'informazione, insegnare ai bambini fin da piccolo a verificare fonti molteplici, almeno metterle in confronto tra di loro, analizzare le cose e quant'altro. Giusto, sacrosanto, ha senso, funziona. Il dialogo, no? Che ci diceva Susan Powell, pare si chiamasse, parla con l'altro, e forse allora eliminiamo quella polarizzazione e capiamo che no, i vaccini vanno fatti, ma allora è, e quindi scardinare questo meccanismo utopico, lo chiedo a voi. La censura o il controllo a priori, mettiamo il board della verità, the truth board, qualcuno che dice sì, posta, mettilo, non postalo, folle, ma però ne abbiamo viste di tutti i colori nella storia. Quindi la tecnologia, l'algoritmo che dici tu in parte l'hai criticato, ma magari entriamoci un attimo dentro, la tecnologia, l'algoritmo vuol dire la massa, cioè segnalo la notizia sospetta, mezzo altrettanto veloce, altrettanto potente, non credo sia vera, non credo sia vera, non credo sia vera, e ho bollinato in arancione una notizia dicendo un sacco di gente pensa che sia falsa, magari mi faccio due domande in più sui mezzi per farmele, che è diverso dal bollino, lui è autorevole, no? Che abbiamo detto all'inizio, quindi se lo dice lui che è autorevole, anche perché dobbiamo fidarci ben bene di essere autorevole, no? E abbiamo avuto anche i più autorevoli giornali che hanno diffuso informazioni scorrette, informazioni false, quindi attenzione. Quindi la cultura dell'informazione, il dialogo, il controllo a priori, la tecnologia, come ci si può difendere da questa polarizzazione della società, come la chiamata geometria? Iperbolica. Iperbolica, da questa iperbolica di diffusione delle notizie? Sempre domandone da 100 milioni di euro, ma cerco di farle molto veloce. Do prima la risposta e poi dico perché. Sì. Ora, solamente attraverso la cultura, cioè solamente attraverso tutto il resto, no, dico perché però, perché sennò non ci capiamo. C'è un rapporto, allora è cambiata oggi la gerarchia dell'autorevolezza, perché questo bisogna che noi ce l'abbiamo in mente, cioè non è un ambiente mobile. C'è il Trust Barometer, che viene misurato ogni anno da Edelman, che vi consiglio di guardare in rete, che ci dice che per la prima volta c'è stata una completa inversione gerarchica della, come dire, a chi credi, cioè chi è credibile. Il dato è questo: il 64% delle persone ritiene che le informazioni prodotte dal passaparola siano più credibili di quelle della stampa ufficiale. Ok? Sempre la trasbarometra, l'impiegato dell'azienda è più credibile del CEO. Poi dopo. Il 55% crede che le persone siano più credibili delle istituzioni. E poi c'è una parte rilevante che crede che una pagina di social media di un brand sia più credibile di quella di un newspaper. Okay? Questo, come dire, ovviamente prendetelo per com'è, però ci dice che c'è una crisi della fiducia che conoscevamo, lo sappiamo nelle istituzioni, eccetera, che però va anche in una certa direzione, no? Le persone credono nelle persone, significa che allora i meccanismi di autorevolezza online funzionano in maniera molto forte nel momento in cui si creano delle reti sociali, io credo nei miei amici, che, eccetera, eccetera. Perché non ha senso parlare con gli altri? Perché non fa altro che radicalizzare, cioè se io parlo... Fare due minuti a testa, sì, tiro poi uno da velocissimo. Sì. Se io parlo con un antivaccinista, mi incazzo di più. Cioè, è chiaro?
Cioè, non, questa idea della democrazia della parola è una puttanata, diciamocelo. Cioè, all'interno di quegli ambienti non si fa altro che radicalizzare il tipo... Per cui tutte le soluzioni soluzioniste, cioè quelle del... Il newsfeed mi fa vedere delle cose con cui non sono d'accordo, ma perché? È chiaro, cioè non è che crea, non fa altro che radicalizzare la mia posizione. L'altra è, creiamo dei flag della censura, eccetera, è mettere un cerotto su una ferita che sanguina fortemente, no? Che ci siamo autoinflitti e che non è curabile con un cerotto, quindi è impossibile da sviluppare. Va coagulata. Daniele, gli impiegati sono più creduti dei CEO, crisi della fiducia. Tu, delle soluzioni di cui si parla, cioè la chiave culturale, la chiave tecnologica, algoritmo, la chiave... Ah, io lo dico da anni ormai, che l'unica cosa che ha realmente un senso è la costruzione della consapevolezza, quindi un approccio culturale, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio. Niente censura, niente interventi dall'alto, non esiste, ma anche tecnicamente è folle. Non possiamo mettere in piedi un regime che decida cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, tantomeno cosa sia vero. È stato fatto nella storia, eh? Oh, ce lo siamo fatti purtroppo mancare. No, certo. Beh, in questo caso vorrei evitare che di ricadere nello stesso errore. Questo è il piano generale. Dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista aziendale, le soluzioni sono due tecnicamente. Uno, fare profondamente tesoro del fatto che siamo diventati, noi aziende, noi comunicatori aziendali, noi che facciamo informazione accanto ai media che lo fanno in maniera professionale, che lo fanno in maniera storica, noi siamo i nuovi soggetti che fanno informazione, le persone si fidano di noi, questa cosa ci scarica addosso una responsabilità non piccola. Dobbiamo assolutamente cercare di costruire, sfruttarla da una parte per costruire la contronarrazione di cui parlavamo prima, perché questo è importante, nel senso che dobbiamo in qualche maniera essere noi, assumerci noi la responsabilità di costruire delle narrazioni che siano vere e siano eticamente condivisibili, questo è fuor di dubbio, perché questa è una cosa più importante, però sicuramente questo dal punto di vista aziendale è l'unica chiave che ci permette in qualche modo di difenderci. Da un punto di vista tecnico, l'ho raccontato prima, cioè quello di riuscire a comprendere quali possono essere le istanze di cui gli stakeholder sono portatori in determinate situazioni e costruire delle risposte le più efficaci, efficienti ed empatiche possibili. Tutto questo però dal punto di vista della comunicazione aziendale è uno sforzo molto 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 importante in cui siamo ancora all'inizio, ma siamo ancora veramente agli albori del cammino, perché noi tutti i giorni sbagliamo l'approccio e impariamo dall'errore che abbiamo commesso il giorno prima per poi andarne a commettere uno nuovo il giorno dopo. La tecnologia non può aiutare la cultura? Cioè c'è la tecnologia del questo è falso, delegando l'etichetta falso o non falso, o la tecnologia della probabilità, per dirla con Antonio, facendo una degli schermi di eco in cui, come dire, si mostra il dubbio, no? Questa notizia ha sollevato tanti dubbi? No, perché tu dici viene militarizzato il dubbio, ci sono i dubitatori. Esatto. A comando. Cioè, secondo me tecnicamente noi noi viviamo in un ecosistema, poi mi taccio davvero. Noi viviamo in un ecosistema che non fa altro che volumizzare, aumentare di volume delle dinamiche che sono delle dinamiche di tipo sociale che sono condivise in tutti i giorni. Cioè, quello di cui parliamo noi, l'eco chamber piuttosto che il pregiudizio di conferma, eccetera, sono delle dinamiche assolutamente invalse nella natura umana. Il digitale non fa altro che potenziare, esatto, sono nate con noi. Il digitale non fa altro che potenziarle. Bisogna essere consapevoli di questo potenziamento e quindi in qualche maniera, da un punto di vista tecnologico, se vuoi intervenire con dei correttivi tecnologici per evitare che questo diventi delle strutture. Dall'altra parte bisogna evitare che ci sia qualcuno che spintaneamente utilizzi questo tipo di dinamiche che sono invalse e sono come dire, strutturate all'interno della piattaforma per ottenere dei risultati che non sono leciti, questo sicuramente sì. David, secondo te di queste strade o di altre? Tu come... No, allora, o nessuna? Diciamo che una soluzione immediata non c'è, questo è un dato di fatto, siamo di fronte a una situazione in cui tutto corre talmente veloce che non abbiamo l'istruzione neanche a scuola. Ci sono docenti che cascano nelle bufale come niente, ci sono docenti che credono anche in teorie cospirazioniste senza rendersene conto, perché si trovano all'improvviso col cellulare per la prima volta se e sono bombardati. Se lui ti mostra un paese spaccato in due, voglio dire... Sì.
anche qua dentro, perché tutto mi verrebbe, no? Cioè, nel senso, statisticamente, poi per carità, questo è un consenso polarizzato, se vuoi, in qualche modo, però a scuola, insomma, cioè, bisognerebbe ritornare un po' a scuola e rivoluzionare la scuola per formare i cittadini di un domani in cui siano un po' più consapevoli di quello di cui ci sta circondando. Perché è inevitabile, anche partendo prima dai docenti, perché i docenti sono, scusatemi, sono vecchi e non a volte non sono neanche loro riescono a riconoscere un qualcosa che può essere scorretto oppure no. Sono bombardati a loro volta e quindi diffondono e viene preso come oro colato, perché l'ha detto il docente. Le vecchie pubblicità del burro, cartelloni e televisioni, dicevano che lubrificava il sangue. Ecco, la mattina faccio una bella colazione pesante mangiando bacon, ok, va bene. Perché il bacon ci dà l'energia la mattina, ok. Ecco, quindi questo però è un lavoro che avremo i risultati magari fra 20 anni. Però bisogna iniziare da qualcosa. La censura è inutile e stupida. Io sono contrariamente alla censura perché anzi aumenta di più la credenza della parte dell'altra parte polarizzata. E poi è una questione in cui internet non puoi censurare niente, perché una volta che l'ha condiviso un articolo in un sito che è considerato tantissimo dagli altri, questi altri copiano, non puoi fermare la notizia. Ci sono siti che sono stati anche tolti da Google di recente perché hanno violato le normative di Google, che non incentravano niente sulle fake news. Però cosa succede? Altri siti di proprietà di questa persona condividevano comunque le stesse cose e quelli non sono stati censurati, per intenderci. Quindi la censura non serve. Per il resto, cosa posso dire? In questo periodo si parla anche tanto di nuove leggi, di nuove sanzioni, eccetera. No, ci sono già, non servono nuove leggi, bisogna rispettare quelle che ci sono e soprattutto, a mio parere, non si può mantenere una situazione in cui la polizia postale in un periodo del genere viene continuamente smantellata e si ritrova senza poter neanche intervenire. E al lato social si parla tanto di i social devono intervenire, eccetera. A me è piaciuta tantissimo una situazione, quella della bufala, quella su Trump e l'Android, in cui hanno fatto il test. Hanno fatto questo test bellissimo. C'era l'articolo condiviso e con sotto articolo contestato. Non c'era la citazione bufala, falso o vero, c'era contestato. E c'erano due link a due articoli che spiegavano la contestazione di questo articolo. Quindi una persona aveva... modello Wikipedia. Diciamo. A disposizione di leggere magari la puttanata. Io questo intendevo con la tecnologia, non può aiutare la cultura dell'informazione, no? Da questo punto di vista sì. Una wiki coscienza. Però un algoritmo che blocchi una notizia non c'è. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Si è devo passare perché siamo veramente agli ultimi minuti, vorrei fare un giro da 30 secondi su tutti. Un minuto anche a te, Antonio, ce l'hai già mezzo detto prima, la cultura della probabilità, io l'ho trovato bellissimo. Sì, però non basta. Cioè, io ultimamente sono andato a parlare all'Ordine dei Medici con Walter, mi sono ripassato, gli dovevo spiegare anche delle cose di paradossi, percezione della probabilità e mi sono reso conto che almeno su uno avrei toppato. Io sono uno che lavora, sono un fisico statistico. Per cui, allora, il problema, secondo me, invece, è quello dice Daniele, è misurare il danno. Cioè, non fa niente, un po' di bufale, ma lasciatecele credere, ma chi se ne frega? Ma qual è il problema di credere delle cose che tante persone reputano, anche perché si passa all'estremismo estremo. Anche perché credo che ognuno di noi ha un esame accurato, crede tante cose sbagliate. C'è un estremismo insopportabile della scienza che tutto quello che addirittura inizia a portare cose non scientifiche. Tipo... Quindi chiudiamo il panel dicendo le fake news non esistono, se esistono chi se ne frega? No, scusate la battuta. No, se non fanno danno... Non è vero, allora, un altro giro di domande. Se non fanno danno non se ne frega. No. Però l'unico problema sono appunto quelle... intenzionali, perché passiamo in un campo di guerra asimmetrica. Allora, quello è un casino, perché la cultura può mettere a posto, la cultura anche la tolleranza, il dialogo, e anche sopportare il rumore. Noi umani abbiamo bisogno di rumori, io ho bisogno pure io di credere in cazzate, cioè però mi fa bene, ne ho bisogno, anche per il mio lavoro stesso, altrimenti impazzirei. Dopodiché, quelle intenzionali, quello va fatto seriamente, intenzionali o colpose. Sì, sì. Ti ringrazio perché hai già risposto anche all'ultima domanda, siamo all'ultimo minuto, 30 secondi a testa. Qual è il danno che fanno queste news poco attendibili, poco probabili, questa enorme iperbolica diffusione di informazioni a scarsa qualità e a scarsa attendibilità, diciamo, ma ad alta credibilità, o ad alta credulità, più che credibilità?
Però dovete dirmelo davvero in 30 secondi, qual è il danno e come lo misurate, se volete. Purtroppo abbiamo un minuto e mezzo, ma come però come misurarlo, almeno metterlo a fuoco. Sì, sì, è troppo controverso e non, secondo me è difficilissimo. Possono avere due effetti: uno, di immunizzarci. Ci sono persone che creano le bufale anche appositamente, e un po' di culture jamming su questo secondo me ci fa anche bene, cioè non è detto che sia una cosa negativa. Altre possono creare dei danni disastrosi, ma comunque sono le nostre scelte a produrle. Cioè non è tanto l'informazione che viene condivisa, è come io la tratto. Cioè, ovviamente sono io poi che agisco. Quindi è per questo che, tornando, cultura, etica, come dire, credibilità, eccetera, è il tema principale. In 30 secondi, qual è il danno? Il danno è, se nel mondo, nell'ecosistema digitale, la reputazione è ciò che le persone hanno, gli utenti, noi, testimoniano di qualcosa o di qualcuno, di un brand o di un'azienda, una cosa del genere indubbiamente crea un danno reputazionale vero, e il danno e la reputazione sappiamo essere un asset, uno degli asset, oggi probabilmente l'asset immateriale più importante per un'azienda, parlo dal punto di vista aziendale, ma non solo, perché questo tipo di dinamiche possono colpire anche singole persone e personaggi. Quindi noi siamo di fronte a una situazione in cui si creano delle narrazioni che distruggono, riposizionano nella percezione degli altri un'azienda o un personaggio, e scusatemi, questo è un danno assai grave. David? Beh, che carino, danni sì, che ce ne abbiamo visti anche in passato, ne abbiamo parlato anche del Pizzagate, un esempio. Possiamo parlare anche di eventuali possibilità che possono anche avvenire di fronte a una pseudo cura medica in cui poi ci perde la vita qualcuno. Come misurarla? A me basta che muoia una persona perché il danno sia fatto, da questo punto di vista. Se una persona viene truffata e viene rovinata la sua vita, o anche diffamato, perché nel web basta anche una foto con una descrizione falsa su di te, che sei un pedofilo, quella foto circolerà sempre e tu da qualcuno sarai sempre etichettato come un pedofilo. Quindi il danno c'è e purtroppo a volte quasi diventa impossibile, come appunto la censura, diventa quasi impossibile cancellarlo. Grazie. Bene, io vi ringrazio. E abbiamo finito giusto il tempo. Antonio Scala, o diciamo Daniele Chieffi, Antonio Scala, David Puente, abbiamo fatto il fake panel, no? Antonio Scala e CNR, David Puente, Daniele Chieffi, Vieni e Giovanni Bocciartieri dell'Università di Pesaro. Grazie, arrivederci. Comunque, sappi che tu per me sei Davide. Perché tra l'altro perché Daniele io lo associo a uno tranquillo, buono, si mette la ironia, poi c'è Davide là con la